Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo entusiasmante video mi prefiggo di spiegare a te, italiota medio, quello che avviene in Ucraina. E lo faccio perché so benissimo che l'italiota, il cosiddetto italiano medio, non è in grado di mettere assieme tutti gli elementi, non sa connettere e quindi non è in grado di formulare una propria opinione attinente alla realtà. Quindi vi darò delle informazioni di economia geopolitica molto semplici affinché chiunque ascolti questo video sia in grado di capire e di affrontare questo argomento nel qual caso si dovesse imbattere con qualcuno magari preparato. Allora, cosa è avvenuto in Ucraina? Cominciamo dal principio. Noi abbiamo un'Unione Europea che voleva far entrare nella propria area di influenza anche l'Ucraina. L'Unione Europea è un'unione che ha come principio la libertà di circolazione delle persone, abbiamo un'area Schengen e abbiamo anche la libera circolazione delle merci. L'Unione Europea era interessata solamente alla circolazione delle merci, alla creazione di un'area commerciale che comprendesse anche l'Ucraina. Questa cosa qui delle aree di circolazione delle merci di libero scambio è un qualche cosa che non è tipico dell'Unione Europea. Esiste nel Nord America, nel Sud America, esiste in Asia ed esiste anche per quanto riguarda la Russia e la sua area di influenza. La Russia ha una sua area di libera circolazione delle merci che comprende la Bielorussia, il Kazakistan, il cosiddetto CSI, Comunità Stati Indipendenti. E in questo accordo di libera circolazione delle merci, per cui senza un vero controllo doganale, rientra anche l'Ucraina. Quindi l'ingresso, a ragione diciamo dal punto di vista tecnico, il voler far entrare da parte dell'Europa l'Ucraina nella propria area di scambio quando anche la Russia ha una propria area di scambio che già comprendeva l'Ucraina, è un qualche cosa di paradossale, perché significherebbe, se noi togliamo la dogana commerciale tra Europa e Ucraina, significherebbe, siccome questa area qui per quanto riguarda le merci non esiste nemmeno tra Ucraina e Russia, significherebbe che normalmente i prodotti non a norma UE, non CE, prodotti in Russia circolando dall'Ucraina potrebbero giungere benissimo nell'Unione Europea, e anche il contrario, i prodotti dell'Unione Europea marcati a norma UE, CE e tutto il resto potrebbero giungere in Russia transitando per l'Ucraina, perché paradossalmente l'Ucraina sarebbe rientrata a far parte in due aree di influenza simultaneamente. Ecco, la cosa anche che voglio anche farvi notare è che queste aree qui di scambio, al loro interno, loro creano delle regole che in realtà sono regole create ad arte per fare una barriera commerciale nei prodotti che arrivano da aree diverse. Per esempio, i prodotti europei hanno tutte delle certificazioni che sono certificazioni europee, che non vanno bene per la Russia, mentre i prodotti russi hanno delle certificazioni che si chiamano GOST, che sono delle certificazioni tipiche per tutelare i prodotti all'interno di quell'area di libero scambio. Vi faccio un esempio semplice da capire: se io come Unione Europea voglio fare una barriera per i prodotti che arrivano dalla Cina, mi invento 100.000 norme e regole contro i prodotti tipici che arrivano dalla Cina e faccio delle certificazioni ad hoc, delle certificazioni apposta per impedire l'invasione dei prodotti cinesi. Chiaramente i cinesi dal canto loro studieranno come produrre la loro produzione, certificarla a norma europea, e sarà sempre un rincorrersi. Quando i cinesi ci sono arrivati, le norme europee si modificano, diventano ancora più severe, e sarà sempre un rincorrersi in modo da evitare che i prodotti esterni dall'area di libero scambio invadano l'Unione Europea. La stessa cosa fa la Russia con i prodotti GOST, per cui abbiamo queste aree di libero scambio che sono un vantaggio per i paesi che ne appartengono per quello che è lo scambio interno, ed è una specie di barriera commerciale per l'invasione da parte di prodotti di aree esterne. Ecco, questo è un po' il paradosso che stava per avvenire in Europa. L'Europa voleva annettere a sé l'Ucraina, che già faceva parte di un'area di libero scambio
di un'altra influenza, dell'influenza russa. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che i prodotti prodotti in Ucraina non hanno le certificazioni europee, non ha nulla. I prodotti ucraini hanno tutte certificazioni secondo lo standard della comunità stati indipendenti, lo standard GOST, per cui nulla di quanto sarebbe stato prodotto in Ucraina, le scatolette di carne, che ne so, il pesce, le scatolette, anche roba dal punto di vista alimentare, i manufatti, nulla di quello che è prodotto in Ucraina inizialmente, fino a che, ma non ci sarà mai un ammodernamento, non sarebbe stato potuto essere messo in vendita in Europa, perché adesso, detto internos, chi è mai stato in Ucraina, ma nulla di quello che fanno in Ucraina, ma neanche i latticini, sono a norma europea. L'unico paese che riesce a importare i prodotti ucraini in Europa è l'Italia, ma lo fa in nero, non passando per la dogana, sono tutti prodotti regolari, perché vi è una mafia di furgoncini e compagnia bella che riesce a creare una specie di ponte che non passa per la dogana. Ma l'Italia è un paese a parte, gli altri paesi non avrebbero mai permesso l'invasione da parte di prodotti ucraini, che poi magari anche prodotti che, per quello che riguarda, non so, le sardecche, le salsicce, così, andavano magari anche a finire in concorrenza. L'idea era quella di abbattere una barriera e poter vendere in Ucraina, e l'unica cosa che interessava all'Unione Europea dell'Ucraina da poter prendere, arraffare a man bassa, ma chiaramente senza pagare, erano le risorse minerarie. Le risorse minerarie che si trovano nella parte dell'Ucraina dell'est, quindi la parte filorussa, la parte dove adesso ci sono gli scontri. All'Unione Europea cosa gli interessava dell'Ucraina? Il formaggio, il kefir, la smetana, i cetrioli marinati? Non gliene fregava nulla di queste cose qua. Gli interessava solamente mettere le proprie grinfe sulle risorse minerarie, prendere tutto a man bassa e portarselo di là, perché l'Europa è un paese dal punto di vista molto povero di risorse, per cui da questo punto di vista è un paese interessato ad arraffare le risorse. Per quanto riguarda il prodotto lavorato, non gliene frega niente, perché l'Europa è benissimo, anzi a livello mondiale l'Europa è in grado di offrire i migliori prodotti lavorati. L'Europa, gli manca le materie prime, però noi guardiamo in Italia, noi prendiamo le materie prime dall'estero, poi dalla ferraglia, fondendola, riusciamo a fare le Ferrari, le Lamborghini, le macchine, le lavastoviglie e compagnia. Per cui dal punto di vista produttivo a noi non ci manca nulla. Ecco, quello era un po' quello che stava accadendo. L'Europa è andata a dare la mano ai propri burattini, perché noi abbiamo un Yatsenyuk, il primo ministro ucraino, che è stato messo dentro ad arte dall'Unione Europea, abbiamo messo dentro persone compiacenti, anche lo stesso presidente ucraino Poroshenko è stato messo lì, anche lui dalla Troica, ha avuto un grande appoggio per quanto riguarda la sua campagna politica. E che accordi, che affari sta facendo con questi signori l'Unione Europea? Niente, quelli lì sono persone che non rappresentano l'Ucraina, li ha messi l'Unione Europea, sono dei burattini che rappresentano l'Unione Europea, e l'Unione Europea ha speso molti soldi, ha fatto una grande campagna pubblicitaria affinché la parte rutena dell'Ucraina, ovvero la parte orientale dell'Ucraina, dasse appoggio a questi signori. L'Ucraina è divisa in due. Abbiamo la parte ad est, che è popolata da russi, la parte invece verso l'Europa, la parte occidentale, è abitata dal popolo ruteno, che noi negli ultimi 20 anni siamo abituati a chiamare ucraini. Questa è anche una mossa politica, noi chiamiamo i ruteni ucraini solamente negli ultimi 20 anni, per legittimare questo popolo ad avere a poter esercitare una propria egemonia su tutto il territorio ucraino. Il ragionamento che fa l'italiano medio, l'europeo medio: se loro sono gli ucraini, allora l'Ucraina deve essere egemonizzata da queste persone qua. No, in realtà quelli sono i ruteni, e dall'altro lato abbiamo i russi. E andando ad esaminare la storia,
quella da Kiev andando verso est, quella zona lì è sempre stata Russia, non è una zona filorussa, è sempre stata Russia. Negli ultimi 20 anni la Russia ha perso questi territori, li ha persi, non si sa neanche bene perché, perché non c'è nessun trattato, la Russia non ha mai ceduto le città russe a nessuno, non ha mai ceduto la propria sovranità territoriale, e non, ne, quelle zone lì filorusse non sono mai neanche state conquistate con una guerra. Per quello che riguarda il discorso allora di influenza commerciale, si sono create si è creata questa diatriba tra due aree di scambio commerciale. L'area di scambio commerciale a cui fa capo la Russia, la CSI, e l'Unione Europea. L'Unione Europea era più interessata all'acquisizione di merci, a portare via le risorse minerarie e le materie prime. La stampa che gioco ha fatto? La stampa, quando si parlava inizialmente di questa diatriba, esattamente prima degli scontri di Maidan, quando la stampa parlava di creare questa area di libero scambio, di circolazione all'interno dell'Europa che comprendesse anche l'Ucraina, o meglio di far rientrare l'Ucraina in un'area di libero scambio che già esisteva, si parlava di questa cosa qui dal punto di vista, omettendo dei particolari, in modo che il lettore distratto, che non sapeva la storia fin dal principio, venisse indotto a credere che si trattasse di un'area di circolazione delle persone. L'ucraino era più che convinto che l'Unione Europea era interessata esclusivamente a creare un'area di circolazione delle persone. Nessun giornale specificava che questa area di libera circolazione era un'area di libera circolazione delle merci. L'informazione veniva omessa ad arte affinché gli ucraini scendessero in piazza per poter esultare e dire: voglio anch'io entrare in Europa, voglio anch'io andare a lavorare in Europa senza visto, con il mio passaporto, anzi voglio andare in Europa portandomi dietro la carta d'identità perché io sono un cittadino europeo. Il cittadino medio ucraino è stato abbindolato, gli è stato fatto credere questo, in modo che scendesse in piazza e si opponesse contro, a quell'ora lì avevamo un presidente filorusso, contro il governo legittimo, contro le istituzioni. Vi è stato un colpo di Stato, però finito questo colpo di Stato la situazione non è cambiata, non è che l'Unione Europea ha detto: beh, adesso ci siete su voi, abbiamo Yatsenyuk come primo ministro che ve l'abbiamo suggerito noi, facciamo quest'area di libero scambio, gli ucraini possono venire da noi. Questo non succederà mai, perché vi faccio una domanda molto semplice: se gli ucraini potessero andare in Europa anziché andare a fare la guerra contro i filorussi, mica sono scemi, per 2500 grivine al mese andare a fare la guerra contro i filorussi, andrebbero tutti a lavorare in Europa, nessuno andrebbe a fare la guerra contro i filorussi quando andando a lavorare in Europa prendono molto di più e non si sottopongono a tale rischio. Per cui l'Unione Europea vuole che l'Ucraina, gli ucraini combattono contro i russi, ovvero, o meglio, i ruteni combattono contro i russi e tengano sotto controllo quell'area in modo da poter saccheggiare le risorse che può fornire quella zona lì. E molti diranno: sì, questo è bello, una bella, sono tutte congetture. In realtà non si tratta di congetture, perché se andiamo a vedere proprio nel concreto, il Fondo Monetario Internazionale, ovvero un elemento che fa parte della Troica, ha proprio messo come vincolo all'Ucraina, per quello che riguarda i finanziamenti, il non perdere il controllo della parte orientale dell'Ucraina. Ovvero, qualora gli ucraini dovessero perdere la parte di Ucraina filorussa, gli ucraini non otterrebbero più il finanziamento promesso dal Fondo Monetario Internazionale. È come dire: ucraini, se voi perdete la parte filorussa io non vi do per niente, non vi do niente, per cui fate la guerra. È come incitare gli ucraini a fare la guerra contro i filorussi, perché se quella zona lì la perdono
l'Europa non è più interessata a quell'area, non gliene frega più niente, è stato detto chiaramente, per cui sono informazioni che anche voi potete andare a verificare su internet. Il Fondo Monetario Internazionale ha posto come condizione per i propri finanziamenti il non dover perdere la parte ad est dell'Ucraina, la parte filorussa. Ecco, questo è un po' quello che sta avvenendo, ve l'ho spiegato in maniera abbastanza semplice, spero che avrete un po' capito qualche cosa di più su questo argomento e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!